gli occhi quando fa notte, volpi e marmotte con gli occhi all'insù fanno la fusa alla luna legate, ma dopo non dormo di più. Il chiostro di San Domenico diventa la location privilegiata di una breve ma intensa rassegna musicale patrocinata dal Comune di Cosenza. Si chiama Inchiostro Sonoro ed è un evento che ha avuto inizio con la performance del musicista Sasà Calabrese, presentato il nuovo progetto Conserve, un insieme di testi e musiche che hanno rivissuto nella sala capitolare del chiostro, grazie anche alla voce dell'attore cosentino Francesco Bossio. L'idea nasce proprio per valorizzare un altro scorcio del centro storico di Cosenza, molto affascinante e storico come la Sala Capitolare, con questa cornice stupenda del chiostro. E l'idea è sempre quella di valorizzare la musica, la cultura a 360 gradi, quindi attraverso tre performance totalmente diverse fra di loro. Quindi stasera a concerto con Sasà Calabrese, l'artista di Castrovillari, di Calabrese cosentino, che comunque è famoso a livello nazionale. E la prossima settimana, il 7 aprile, avremo con noi l'ensemble Graziosi Ardimenti, quindi con un concerto di musica barocca, quindi una cosa totalmente diversa da non perdere. E si conclude la rassegna con il coro Aura Artis, il coro polifonico diretto dal maestro Saverio Tinto. Quindi tre appuntamenti, una prima stagione, si spera che sia la prima di una lunga serie, per accontentare anche vari generi diversi. Questa era l'idea principale.